Buongiorno e benvenuti in questo tutorial su Telegram. Telegram è un'app di messaggistica come WhatsApp, messaggi con i nostri contatti, inviare foto, file ed è più fluido, più veloce, ha la possibilità di inviare file fino a 2 giga, quindi se siamo in mobilità e abbiamo bisogno di mandare documenti o altre nostre cose, le mandiamo. Il menu è molto semplice, ci registriamo col nostro numero, mettiamo la nostra foto, le classiche cose. Sono già su impostazioni per farvi vedere come è più o meno l'aspetto. Quindi, messaggi salvati, chiamate recenti, dispositivi, perché si collega anche al nostro computer da scaricare, si chiama Telegram Desktop, il nostro dispositivo Apple o Android. Cartelle chat, quindi sistemare tutte le nostre chat e salvare. Notifiche e suoni. Privacy e sicurezza, dati archivio, l'aspetto, la lingua, gli sticker, molto carini da scaricare, ce n'è sempre di nuovi. E quindi questa è la nostra foto. Ok, andando nello specifico, le cose particolari sono privacy e sicurezza. Possiamo bloccare gli utenti. Possiamo mettere un codice per l'ingresso di Telegram. Numero di telefono che compare solo ai miei contatti, ultimo accesso nessuno, a chi volete voi. Quindi le opzioni sono tutti i miei contatti o condividi con alcuni utenti. Foto profilo, chiamate, gruppi, eccetera. Elimina automaticamente il tuo account se assente per 12 mesi oppure un mese, 3, 6. E impostazioni dati, quindi io ho sempre messo la sincronizzazione, così non perdo mai contatti. E un'altra particolarità sono dati archivio, quindi sotto wifi inviate quello che dicevo prima fino a 2 giga. Salva foto ricevute, ok, ricevute da gruppi. Io non metto mai nulla, se no mi si intasa il sistema. Comunque, da qui, dati archivio, potete inserire tutte le vostre modifiche. Apri link in Safari, in questo caso se voi avete Chrome ci sarà scritto Chrome. Un'altra particolarità, vediamo un po', cartelle chat, vedete, potete fare personali, crea nuova cartella e quindi inserire ordinatamente tutte le vostre chat e cartelle se dovete avere dei messaggi salvati. Messaggi salvati, io qui archivio un po' di cose che ho durante il giorno per cose lavorative, contatti e la classica icona. Aspetto, io l'aspetto classico possiamo cambiare, andare alla versione colorata oppure scaricargli altri tipi di aspetti, quindi possiamo anche mettere il verde, questo colore. Giochiamo noi con quello che vogliamo. Cambiare lo sfondo chat, angoli messaggio, quindi imposta, vedete cambiano un po' le impostazioni, io la lascio così. Dimensione testo, possiamo anche, se volete, cambiare, farlo più grande, e io uso testo di sistema. Poi cosa abbiamo? Emoji, l'icona classica si può anche cambiare, comunque per scaricare Telegram l'icona è azzurra, quindi con un tondo azzurro in questo aeroplano di carta bianco. E altre cose fondamentali, no, chat, sono le mie chat personali e vi farò vedere con un altro video che si possono, Telegram ha la particolarità dove possiamo avere gruppi e canali interessanti come notizie, sport, musica, anche l'orario dei treni, se l'orario è in ritardo, traduzione d'inglese, c'è un sacco di cose dove possiamo lavorare. Quindi per ora è tutto.
questo era proprio il menu classico di WhatsApp. Pardon, questo è il classico menu di Telegram, dove avete tutto. Questo è l'aspetto che vedete su Apple, ma su Android è la stessa cosa, cambia ovviamente di qualcosa, delle icone, di qualcosa. Grazie per avermi seguito, buona giornata.